Seduta e ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, alle quali risponderanno la Ministra dell'Interno, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro per gli Affari Europei. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3. 1625 dei deputati Fiano e altri concernente chiarimenti in merito ai gravi fatti intimidatori occorsi in occasione della manifestazione del Circo Massimo del 6 giugno 2020 e iniziative volte a prevenire il ripetersi di analoghi episodi. Il deputato Carmelo Miceli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, a lei la parola. Grazie signor Presidente, signora Ministro. Il 6 giugno del 2020 si è svolta al Circo Massimo di Roma la manifestazione convocata e organizzata nelle settimane precedenti da gruppi di ultra di destra, cui si sono poi uniti Forza Nuova, i fuoriusciti della rete delle comunità Forza Nuviste, Avanguardia e Rivolta Nazionale. Tale mobilitazione, nata dagli ultra del Brescia, della Brigata Leonessa, legata al network del Veneto Fronte Nazi Skinheads, e dagli ultra del Lazio, filiazione diretta degli irriducibili dopo lo scioglimento del gruppo in seguito all'omicidio del cosiddetto Diabolik di Fabrizio Piscitelli, è via via cresciuta sui social trovando consenso anche tra altri gruppi pericolosi. L'Alta Azione, presente nella curva nord dell'Inter, la Veronese Fortezza Europa, vicina alla curva dell'Hellas, gli ultra del Varese, del Bologna, dell'Ascoli, della Juventus e della Roma. La manifestazione era stata preceduta da dichiarazioni che sin da subito erano parse delle vere e proprie minacce. Dalla pagina ufficiale Conclude. dell'evento si poteva infatti leggere l'invito a vere e proprie minacce, togliere la mascherina ed indossare il passamontagna, e minacce alla classe politica che Deve avrebbe dovuto concludere, chiedo pagarla. scusa, deve Ecco, concludere. Ministro, le chiediamo, considerato che quello che è accaduto, considerato che ci sono ulteriori eventi calendati da altri coordinamenti che continuano ad allargarsi e che La prevedono ringrazio. l'aggiunzione di Novax e 5G al movimento, le chiediamo quali siano le ragioni che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione del 6, quali notizie sono state Grazie, assunte in grazie. esito all'iniziativa del 6 e se intende fermare le iniziative che sono Il state fatte ministro dalle altre dell'Interno organizzazioni. Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla manifestazione svoltasi a Roma lo scorso 6 giugno presso il Circo Massimo, nel corso della quale si sono verificati episodi di violenza e danni di giornalisti e di appartenenti alle forze dell'ordine. L'iniziativa, pubblicizzata sui principali social network, era organizzata dal neocostituito gruppo Ragazzi d'Italia, che riunisce diverse componenti, tra cui esponenti del movimento politico Forza Nuova ed alcune tifoserie ultras. L'evento si proponeva di esprimere il dissenso verso alcuni provvedimenti attuati dal governo nell'azione di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, nonché, come si è poi appurato, al fine era svolte per protestare contro la decisione di riprendere le gare del campionato di calcio. L'attuale clima di incertezza sociale e le difficoltà economiche ha agevolato la nascita di molteplici sigle che attraverso i social network hanno promosso manifestazioni di dissenso, trovando favorevoli condizioni per una saldatura delle istanze contestative. A ciò si aggiunge il fenomeno della politicizzazione delle curve che vede l'associarsi dell'azione di proselitismo negli stadi con una presenza sistematica nelle piazze, allorché si svolgono manifestazioni. In particolare per la manifestazione del 6 giugno, i promotori, esponenti di Forza Nuova, avevano inizialmente richiesto l'utilizzazione di Piazza del Popolo, ma in considerazione dell'elevato numero di partecipanti previsti, circa 6.000 persone, che non avrebbe consentito il rispetto delle distanze interpersonali, veniva individuato il Circo Massimo anche per i profili di ordine pubblico. Tali valutazioni sono state effettuate nel corso di due riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia convocate dalla Prefettura di Roma nella giornata del 3 e 4 giugno e di un successivo tavolo tecnico svoltosi in questura. È stato quindi predisposto un dispositivo rafforzato con l'impiego di 470 unità
di operatori di polizia, 2 veicoli speciali dotati di idrante e 2 elicotteri. Dopo l'inizio della manifestazione, alla quale hanno partecipato circa 1.200 persone, quindi un numero ridotto rispetto a quello previsto, nascevano accesi diverbi e litigi. Un gruppo di manifestanti ha spintonato giornalisti per poi affrontare con lanci di oggetto le forze dell'ordine. In seguito ai fatti descritti sono state identificate 230 persone, di cui 13 fermate per approfondimento, 2 tratte in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre un carabiniere e 4 operatori di polizia, a causa dello scoppio di una bomba carta, hanno riportato lievi lesioni. Sono in corso approfondimenti investigativi da parte della Digos di Roma, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, volti all'identificazione di altri responsabili di reato. In considerazione dell'attenzione prestata nei confronti di tale tipo dovrebbe di concludere, signora si Ministro. Aggiunge che già il 10 giugno scorso il questore di Roma, in relazione a un altro evento prossimo preannunciato per il 30 di giugno, ha emesso un provvedimento di diniego allo svolgimento della manifestazione del movimento Marcia su Roma. In ogni caso, qualora in assenza di significativi elementi di pericolo la manifestazione dovesse svolgersi nel rispetto del diritto di manifestare costituzionalmente garantito, si assicura fin d'ora la predisposizione di un idoneo servizio di sicurezza. Ringrazio. Piano, passiamo all'interrogazione numero 3-16-26 dei deputati Alaimo e altri, concernente iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno degli atti vandalici in danno degli istituti scolastici. La deputata Roberta Alaimo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola, prego. Grazie Presidente. Ministro, negli ultimi mesi nella città di Palermo si sono registrati numerosi atti vandalici e furti perpetrati a danno di istituti scolastici. Tra questi ben 3 all'Istituto Comprensivo Sperone Pertini e 2 all'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, 2 scuole di frontiera della città, notoriamente impegnate nella costruzione di una cultura della legalità, partendo proprio dall'accoglienza e dalla tutela dei diritti dei più deboli. Siamo di fronte a veri e propri atti di mafia nei confronti di scuole che esercitano il controllo dello Stato nei territori. In data 16 giugno abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico con le autorità istituzionali competenti per analizzare il fenomeno e adottare le misure preventive più idonee e immediate. Chiediamo al Ministro quali iniziative intende intraprendere per arrestare questi fenomeni e rafforzare la sicurezza di tutti i cittadini. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro. Signor Presidente, onorevoli deputati, il Ministero dell'Interno segue con particolare attenzione ogni attacco diretto alle istituzioni scolastiche nella consapevolezza che queste rappresentano un presidio di legalità, soprattutto in quei quartieri caratterizzati da una situazione socio-economica particolarmente delicata, connessa ad una presenza aggressiva della criminalità mafiosa. Le scuole interessate dagli episodi evidenziati dagli onorevoli interroganti sono situate in quartieri connotate da particolari fragilità sociale, fortemente impegnate nella diffusione della cultura della legalità, anche mediante iniziative volte a combattere la dispersione scolastica attraverso il pieno coinvolgimento delle famiglie e quindi a sottrarre alla criminalità un potenziale serbatoio cui attingere. Gli episodi a cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti sono stati da subito oggetto di immediato esame in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, a seguito del quale il prefetto di Palermo ha disposto i necessari approfondimenti ai fini di una pronta ricostruzione delle vicende e dell'individuazione delle più idonee soluzioni per garantire le condizioni di massima sicurezza degli istituti scolastici anche in funzione della prossima ripresa delle attività didattiche in modalità di presenza. Va ricordato che nell'intera provincia, dal 1 gennaio al 14 giugno, sono stati impiegati più di 3.000 appartenenti ai reparti di prevenzione crimine che hanno proceduto, tra le altre, ad 11 arresti, 45 denunce, al controllo di più di 9.000 persone e di circa 5.000 veicoli, al sequestro di 139 veicoli e al sequestro di 270 grammi di sostanze stupefacenti.
Il prefetto, inoltre, a seguito degli episodi di danneggiamento, ha immediatamente coinvolto le istituzioni competenti, in particolare la Regione e il Comune, per predisporre una comune strategia per scongiurare il reiterarsi di ulteriori episodi. In relazione all'ultimo evento, verificatosi ai danni dell'Istituto Giovanni Falcone, il prefetto ha anche effettuato un sopralluogo sul posto, unitamente al vicepreside, al vice sindaco del Comune di Palermo, al comandante provinciale dei Carabinieri che indagano sul fatto. Si evidenzia che il Comune di Palermo ha già in programma l'installazione di 19 telecamere perimetrali e a seguito della ricognizione delle misure antintrusione in essere è stato predisposto per i prossimi giorni un intervento finalizzato al potenziamento dei sistemi di sicurezza passiva, di cui il plesso è già peraltro dotato. Sin da subito è stata comunque disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza da parte della locale stazione dei Carabinieri.